zitti, zitti, piano, piano, senza far troppo baccano, trallallero, trallallera, trallalliri, trallalla. Fate presto, care core, salite a bordo, dimostrate un po' di entusiasmo, ne? E state attenti! Yeah! Tradimento! Colti sul fatto, prendeteli! Ma sono sempre tra i piedi! Beccatevi questi barili di Barolo! Sembrano tante foche da circo! Non si muova, lei in arresto! Presto che vado di fretta! Cacciate quel trecheco! Sciacalla! Molla! Catturateli, catturateli! Non lasciateli fuggire! Ecco! Si salva! Parameo! Vediamo! Stanno scappando, fate presto! Fate presto! E dagli quel fazzolettino! Oh, cinque! Inseguiteli! Presto! Inseguiteli! Sette! Nove! Dieci! Arrivederci, ispettore, buon voglio, eh! Per questa volta ti è andata bene, professor Moriarty! Ma non abituarti, farai in modo che non accada più! E si ricordi di lavarsi le orecchie, ispettore! No! Prima o poi ti prenderò, Moriarty! L'ispettore Lestrade, ripescato nel Tamigi, giura. Io ti manderò in galera, professor Moriarty. Ma devo proprio mettere quest'affare con i pizzi? Che succede? Su, su, dottore, tanto qui non può vederla nessuno. E così non si sporca i vestiti. È sempre molto premurosa, Mrs. Hudson. Cosa stanno combinando quei due? Pensi, Mrs. Hudson, che prima di conoscerla non riuscivo a distinguere una petunia da un carciofo. Ma non mi sembra che lei abbia fatto molti progressi. Vuole aiutarci, Mr. Holmes? Certo, con piacere. Ecco. Nessuno innaffia il giardino come lei, Mrs. Hudson. Ho un pallone verdolino. Ha lo stesso colore dei suoi occhi, Mrs. Hudson. Ma le margherite ci attendono. Un verme, che schifo! Watson! Si è fatto male! Sembra una ghianda. Un messaggio. Aiuto SOS, siamo prigionieri sull'isola... Ma non dice dove? Mi faccia vedere. Qualcuno è in pericolo, allora. Sì, ma chi lo ha scritto purtroppo non ha terminato il messaggio. Davvero? E adesso? Non sarà facile dedurre da dove arriva. Ci sono tante isole qui intorno. Il messaggio potrebbe essere quello di un bambino giocarellone che aveva voglia di divertirsi. Oppure una trappola del professor Moriarty. Faremo comunque delle indagini per scoprire l'isola. Il messaggio potrebbe essere vero. Se è uno scherzo, tanto meglio. Ecco la sua camicia lavata e stirata, dottore. Lei è così gentile che mi fa arrossire come uno scolaretto. Chissà dove sarà andato a finire Mr. Holmes. O per San Giorgio. Ce ne do, professore! Adesso servo un uomo. Ve li darò dopo. È ancora là dentro? Sì, è immobile da 5 ore. Circa. Non riesco a capire cosa stia deducendo. Ma dovrà pur mangiare stasera.
Holmes ha finito di giocare con i palloncini, la cena è in tavola. Che deduce la sua pipa? Riesce a vedermi? Si mangia! Cominciate pure, io arrivo. Come vuole. 5 ore e 12 minuti. Eba. Scriva quello che l'ha detto, Watson. 13 minuti e 4 secondi. 15 minuti e 8 secondi. 10 secondi, 11 secondi. Perfetto. Il tempo medio di discesa è 5 ore e 14 minuti. È riuscito a stabilire quanto ci è voluto perché il pallone verde arrivasse a noi. Ma da dove? Elementare, Watson. In base alla direzione e alla velocità del vento che ho ottenuto dall'Istituto Meteorologico, direi che il pallone è partito grosso modo da questa parte. Le servirà un idrovolante, Mr. Holmes? Sì, lo chiedo a lei perché ha tante conoscenze nel campo dell'aviazione. Vorrei affittarlo subito. Farò tutto il possibile, Mr. Holmes. Un idrovolante? Da una recente statistica si è scoperto che quelli che vanno in giro di notte o sono criminali o sono poliziotti. Conseguentemente fermiamo la macchina che sta arrivando. Halt! Holmes e Watson. Buona caccia alle strade. A presto. Che schifo. Fermatevi anche voi, dovete essere perquisiti. Che presuntuosi. Carrozza! Oh, oh, oh. In bocca al lupo! Spero che troverete l'isola del delfino! Grazie! E se sopravvivo le manderò una cartolina. Non mi sento bene affatto. Non faccia il drammatico, Watson. Secondo i miei calcoli, dovremmo essere quasi arrivati all'isola di Dolphin. Eccola. Quell'insenatura sembra fatta apposta per un ammaraggio. C'è un faro laggiù, deduco che c'è qualcuno. Mi sembra elementare, Watson. Ti pare? Mi sento Cristoforo Colombo. Andiamo al faro. Salve, lei lavora qui? Mi occupo io del faro, insieme con mia moglie. Ha notato qualcosa di strano ultimamente? Ha visto degli sconosciuti? E perché? È un posto tranquillo questo, non passa mai nessuno. È fuori dalle rotte turistiche. Purtroppo ci sono solo le foche. Beh, ecco noi. Siamo due turisti. Grazie delle informazioni. Prego. Strano, ma non riesco a capire, Holmes. Guardi! Un pallone verde. Cerchi di prenderlo, Watson! È una parola, Holmes. Fatto. Avevo dei sospetti su quell'uomo e sono stati confermati appena ho visto un altro pallone provenire dal faro. Ora non ci resta che controllare se anche questo contiene un messaggio. Libera, possiamo uscire. A quanto pare c'è qualcun altro oltre lui e la moglie. Guardi lassù. Oh! Ehi. Quel pallone è tuo? Ehi! Non vi muovete, avreste fatto meglio a non venire. Attenzione! Scappate via! Oh,
Inseguiteli! Da quella parte! Non lasciateli scappare! Prendiamoli! Ti conviene scendere! Legateli bene, bravi! Muovetevi, non perdiamo tempo! Forse aveva ragione lei, si tratta di un fatto grave. Sì, cerchiamo di capire qual è il loro piano. Il pallone verde. Ah. Ciao. Forza, vecchio mio, cerchiamo di liberarci. Non speri nel mio aiuto, sono strettamente legato. E ora ascoltatemi, la nave mercantile arriverà da questa parte. Nel frattempo noi avremo messo il finto faro qui. Poi spegneremo quello vero. E sacchete! La nave andrà a finire contro gli scogli. Ma il carico sarà nostro. E che ne facciamo di Holmes e Watson che sono prigionieri là sopra? Oh, ve ne libererete insieme al guardiano del faro e la sua famiglia. Naturalmente avranno diritto allo sconto per comitivo. Sarà il giorno della sua più grande vittoria. Io brindo col Barbera al nostro successo. Adesso dobbiamo pensare a liberare anche il bambino. Come va? Molto bene. Quell'albero dovrebbe fare al caso nostro. Sì. Ah, quel ragazzino deve smetterla di cadere dal letto, fa troppo baccano. Vado io. C'ho una fame che mi mangerei tre porcellini. Oh, capito, capo. Lei è proprio il famoso Sherlock Holmes. Il tuo palloncino è caduto proprio nel mio giardino. Evviva, finalmente siamo salvi. Ma quanto ci mette a fare una stupida minestra? Un altro scherzo e dico tutto al professor che tiene il suo bambino. Fanno parte della banda di Moriarty? Credo che il capo si chiami così. Cosa ci fanno qui? Prima di tutto dobbiamo liberare i tuoi genitori, Anthony. Tu sei un patito di chimica, dov'è la tua attrezzatura? Caspita, che deduzione brillante, signor Holmes. È stato elementare, Anthony. Yuppie! Come avresti fatto altrimenti a riempire di idrogeno i tuoi palloncini? È stato mio padre a regalarmi questo piccolo laboratorio. Anch'io sono un appassionato di chimica. Sì, ma di solito fa degli esperimenti molto puzzolenti. Peccato, non c'è né etere e neanche cloroformio. Dovremo creare un gas che li renderà inoffensivi. Mi servirà il tuo aiuto. D'accordo. Professor! Largo! È arrivato il nostro momento. Ma non combinatemi i soliti pasticci stavolta, né? E lei esegua esattamente i miei ordini, o le capiterà qualcosa di brutto e non solo a lei. Cipicchiolina. Oh, ce l'ho fatta! Ora metti la soluzione dentro i palloni. Subito! Bandita! Ma... Ora li sistemo tutti io! Se riesco a prendere la mira vi sparo! Ah, per fortuna l'esperimento ha funzionato! Holmes, venga a vedere! Avanti! Tutti
Infatti, c'è anche lui. Questa è l'occasione giusta per sgominare il professor e la sua banda una volta per tutte. Se ne stanno andando. Guardi, trainano qualcosa. No! Liberate mio marito! Mio padre, lo tengono prigioniero nel faro! Il mercantile finirà sugli scogli perché obbligheranno mio marito a spegnere il faro. Bisogna aiutarlo, vi prego! Li tenga d'occhio, Watson. Io vengo con lei. Wow! Ora spegne il faro. Mai! Ma cosa stanno combinando lassù? La spengono o no quella maledetta lanterna? Fa come ti dico, saranno guai per tutti, capito? Eh? Fermo! Giù le mani da mio padre, bandito! No, Anthony! Tiralo su! Tiralo su! No! Piccolo fetente! Anthony! E adesso spegni quel faro o buttiamo il bambino di sotto. Va bene, lo farò. No, papà, non spegnerlo! Ma perché non si sbrigano? Era ora! Capitano, capitano, il faro si è spento. È impossibile. Accendete quello nostro! Agli ordini, capo! Muovetevi, imbranati! La nave non aspetta mica noi! Subito, professor! Ho ritrovato il faro. Un momento, ma ci stiamo dirigendo proprio sugli scogli! Virate 20 gradi a dritta, presto! Stanno facendo esattamente quello che prevedevo. Attento agli scogli! Come osi colpire mio padre? Ecco la voce di tre di sbarle! Due fari! Macchine indietro! Tutto! No! Porca menta, ci sperona! Urrà! Abbiamo fatto in tempo! Alzatevi, piponi! Buttate in mare tutta la zavorra! Aiuto! Fateci aiuto. Scendere! Buona fortuna! Forza! All'arrembaggio! Forza! Arriva Scotland Yard! Porca menta! Dietro front! Ci salvi, professor! Toglietevi di mezzo! Centrati! A tutta forza! Tagliamo contro gli scogli! Ma schifo di gamba, strutturato! Forza, nuotate, in fretta! Non ditemi che siete stanchi! Sapevo che se riuscivo a far partire tanti palloni qualcuno sarebbe arrivato a salvarci. Vi siamo profondamente grati. E il merito è stato tutto del palloncino di Anthony. Sì, però non ero riuscito a terminare il messaggio e se non lo avesse trovato Mr. Sherlock Holmes... Hai dimostrato di essere in gamba. Tienimi al corrente sui tuoi esperimenti di chimica. Arrivederci! Tornate presto! Arrivederci! E non dimenticate di
di scrutare il cielo per vedere se ci sono dei palloni verdi! Continuate a nuotare, teste di ropa! Avanti, ragazzi! Li abbiamo quasi presi! Holmes! No, no! In acqua, no! Avvertirò la marina di mandare una lancia di salvataggio alle strade! Preferisco arrestare i delinquenti sulla terraferma. Maledetto Holmes! E voi sgambettate di più! Non ci beccheranno! Dannato Sherlock Holmes! Gira un'ombra nella notte, chi mai sarà? Col berretto e la mantella in cerca di prove. Sherlock Holmes, il detective very well. Sherlock Holmes è un amico anche per te. Riesce a dare scacco matto a Scotland Yard, e anche il più cattivo va a finire in prigione. Sherlock Holmes, il detective very well. Sherlock Holmes è un amico anche per te. Elementare Watson, tu non indovini mai, ma cerca di non fare troppi guai.天使像がモリアーティ教授に盗まれてしまった。捜査を開始したホームズの前に現れた7つの小さな影。敗戦に隠された天使像を追ってホームズと少年たちの冒険が始まった。君の周りで何か事件が起こったらベーカーが今で知らせてくれてもらう。